questo mi sembra. Doveva essere pubblico questo interrogatorio di oggi? Secondo tema, Rina, secondo me, in primo luogo, era meglio che questa udienza si facesse a Palermo, nell'aula bunker di Palermo, e sarebbe stato un bel gesto da parte del capo dello Stato se lui, rinunciando alle prerogative di essere sedito a domicilio, fosse andato a Palermo, e si sarebbe tolto l'imbarazzo di portare gli imputati dentro il Quirinale, che ovviamente evidentemente creava un problema di cortocircuito istituzionale. Anche il Presidente della Repubblica era un bunker, non era proprio una cosa normalissima da vedere, diciamo. Per quale motivo? Se ogni cittadino, come testimone, ma anche se per gli imputati, non certo per i testimoni, ci sono gli uomini dello Stato, ci sono i pubblici ministeri, ci vanno tutti i pubblici ministeri. Il fatto, scusate, però, il fatto prima di me di essere Presidente della Repubblica, di essere stato poi Presidente della Camera, è un cittadino che con la sua testimonianza, mi auguro, perché se è una strumentalizzazione allora è assolutamente un triplo danno per l'Italia, possa dare un contributo importante a risolvere questo caso e a raggiungere la verità. Ma infatti la sta dando la testimonianza. Ma infatti ti dico, io onestamente da cittadino vorrei sapere che cosa sta succedendo e che cosa il Presidente della Repubblica sta dicendo, informando. Può dire anche, io non so niente, non ne so niente, però sei Presidente della Repubblica, dai anche come primo cittadino l'esempio, che testimoniare e dare un contributo, se può dare il contributo, perché magari tutto questo può essere una grande bolla di sapone per strumentalizzare la figura di Napolitano, però almeno che si sappia, è un cittadino come tutti gli altri e in quel caso io non lo vedrei come Presidente della Repubblica.